La prima è soltanto per autopresentarmi. Sono un cercatore preservatore di Frascati e da circa 10 anni abbiamo fondato una nuova società scientifica il cui obiettivo è cercare di coordinare i lavori sulla cosiddetta fusione fredda. Una società scientifica conosciuta a livello internazionale, registrata con tutti i meccanismi legali, e qui fanno parte circa 200 ricercatori soci attivi e un migliaio afferenti a vario titolo. E da 4 anni io sono il vicepresidente e cerco di coordinare con più o meno successo la moltitudine di esperimenti. Allora, quello che dirò abbastanza rapidamente è il sunto di una relazione che ho già effettuato prima al CERN di Ginevra a marzo e il mese dopo all'Università di Pisa. È una relazione che cerca di fare il punto della situazione e soprattutto dimostrare, dati alla mano, che questo tipo di ricerche ha una consistenza scientifica solida e ha subito una lenta ma costante evoluzione. Altro aspetto importante e forse anche drammatico è che queste ricerche sono state volutamente insabbiate. Purtroppo il primo insabbiamento è avvenuto solo 9 mesi dopo dalla moltiplicazione Pons da parte dell'istituzione scientifica che io più stimavo personalmente, cioè la NASA, e questo insabbiamento si è ripetuto 20 anni dopo, nel 2009. Il primo insabbiamento è stato più o meno scoperto casualmente dopo circa 16 anni da colleghi americani. Il secondo è stato scoperto da me l'anno scorso in maniera veramente casuale, perché dovevo preparare un lavoro per una presentazione a una ONG delle Nazioni Unite ad Assisi. Cercavo in internet il lavoro dell'89, del primo insabbiamento, che avevo smarrito, e ho pigiato male qualche tasto, e è uscito fuori un secondo lavoro del 2009, che è la riconferma di quella che avevano fatto nell'89, con una qualità di dati ovviamente superiore, esperimenti in doppio cieco, cioè il meglio che uno possa immaginare. È un vero peccato che un esperimento così importante sia stato volutamente tenuto nascosto alla comunità degli scienziati. Parlo del primo, perché se già a dicembre 89 una importantissima istituzione come la NASA avesse detto sì, è vero, la fusione fredda esiste, forse tante cose sarebbero cambiate per tutti noi, e non parlo tanto di colleghi scienziati, ma la gente della strada cui queste ricerche sono rivolte. Purtroppo il punto è andato in maniera brutta. Ora fare dietrologia perché si sia deciso di non diffondere risultati così importanti, e anche tenendo conto che nell'89 qui si faceva sempre esperimenti con elettrolisi, quindi a 30-40 gradi massimo, si è fatto un esperimento rivoluzionario dalla NASA, come il loro stile, loro sono gli innovatori, i meglio secondo me, a 350 gradi con il gas, quindi volendo hanno aperto la strada per una prima applicazione reale. Se tutto
fosse andato bene, produrre energia elettrica direttamente, già 23 anni fa, ma tutto è rimasto purtroppo nascosto in qualche cassetto. E cercherò di andare un po' salto in qualche modo. E dopo l'annuncio di Flecione Pons c'è stato un grandissimo entusiasmo che, come è nato, subito dopo è crollato. Allora, perché era importante Flecione Pons? Perché confrontando un classico reattore a fusione sulla sinistra, in cui l'uomo neanche si vede, per così non è, qui c'è l'uomo protagonista che ha in mano un piccolo oggetto da cui forse estrarre energia. Quindi un cambiamento del paradosso scientifico. Grande macchina, uomo piccolo, piccola macchina, uomo grande. E già questo in certi ambienti dà fastidio. Allora, vediamo un po' come tutto si è evoluto. All'inizio era lecito dire, vabbè, c'è questo esperimento, può essere reale, oppure una serie di errori strumentali, ho sbagliato a fare le misure, o addirittura frode. Qualche, un certo numero di persone si sono messe d'accordo per imbrogliare il prossimo per motivi economici, potere, che ne so, qualunque cosa. Non voglio indagare. Questa era una delle celle iniziali super, super semplici del dottor Mellob. Mellob aveva scoperto casualmente che all'MIT addirittura avevano nascosto risultati positivi per motivi più o meno ignoti. Si è licenziato per l'MIT che imbrogliava, insomma, una cosa inaccettabile. Una strana coincidenza della vita, circa 15 anni fa è stato trovato assassinato, coincidenza. Allora, questa è una rapida tabella degli esperimenti focalizzati sull'eccesso di calore dall'89, e si parte dal primo esperimento di Flecione Pons, pochi decenni di miglio, e quindi un continuo progresso con alti e bassi e bassa riproducibilità, ma un continuo progresso. Questi dati portano a dire, vabbè, il fenomeno è vero, non c'è imbroglio e l'errore di misura è altamente improbabile. A questo punto, ok, ma cos'è, una reazione nucleare di qualche tipo oppure una reazione chimica nuova che confonde le acque? I risultati col tempo si sono irrobustiti, cioè una serie di effetti sia termici che nucleari in senso lato, che messi insieme portano a dire sì, qua il fenomeno è nucleare, si capisce molto poco, è poco riproducibile, ma esiste. Quindi il database dei dati man mano si è irrobustito. Continuano gli sviluppi della parte termica, in cui gli italiani hanno dato un contributo non banale, anche io, e c'è stata una prima replica, cioè nel 1992 il professor Takashi all'Università di Osaka ha affermato di avere un eccesso di calore macroscopico fino a 60 watt. Ha fatto vari seminari in giro per il mondo e anche all'MIT. A questo punto il governo giapponese ha detto va bene, potresti avere ragione, ma finché altri gruppi di lavoro indipendenti da te in altri posti non lo confermano in maniera indipendente, aspettiamo. E quindi il governo giapponese ha selezionato alcuni gruppi. Uno americano, meno quello che è stato ucciso, e una collega Antonella Denino Renea di Frascati, ma sono stato io. A
queste persone che i giapponesi hanno fornito il materiale base simile, cioè deve essere uguale, alla fine similare a quello di Takashi, hanno detto: ecco i soldi, fate come vi pare e piace, fate un esperimento sicuro e fra 6 mesi ci vediamo a Nagoya alla conferenza. Tenete i dati rigorosamente segreti, non comunicate fra di voi né a noi. Proprio un cieco, un triplo, quadruplo cieco. I soldi, non c'è problema. Vi manca qualche strumento, mandate un fax, in 5 giorni dovrete nel vostro laboratorio. Quindi un modo di lavorare praticamente un solo, ecco, ideale. Chiedendo nulla in cambio, solo il rigore scientifico. I risultati sono andati abbastanza bene, non così bene come quelli di Takashi iniziali. Poi si è capito che dipendeva dal come era fatto il pallato, dalla struttura, parlando in termini moderni, dalle nanoparticelle, struttura superficiale. Però a quel tempo sembrava un mistero. Takashi riesce a tenere 60 watt, De Ninno e io 4, 5, 6, Mellow 2, 3, insomma, numeri molto diversi. Però facendo una certa procedura di caricamento, come suggerita da Takashi, qualcosa si otteneva. Poi cambiando il tipo di materiale, a posto di ditta A, ditta B, non c'era niente. Quindi il materiale aveva un ruolo chiave, anche se non compreso. Non so se per altri ulteriori progressi, alle Trascati hanno fatto col tempo il deputato professore preparato un suo modello in cui affermava che far passare, avere una differenza di potenziale ai cavi di un lungo filo di palladio poteva agevolare l'assorbimento. C'è stata una conferma, anche se un po' caotica, perché quando le cose andavano bene, andavano talmente bene che si rompeva tutto, per cui esperimenti veramente complicati da gestire. Comunque, una delle misure della concomitante produzione di elio 4, macchina nucleare e calore, è stata fatta dal gruppo di De Ninno e Violante a Frascati, quindi tanto un po' dell'Italia. Nel 2002 c'è stata in qualche modo la rivoluzione di Arata. Arata era ed è un metallurgista, ha capito o ha intuito che il problema risiede sul materiale, ma non materiale di per sé, come fatto a livello nanometrico. Quindi siccome Arata era una persona potentissima in Giappone, aveva soldi più o meno all'infinito e ha fatto un lavoro sistematico dal 1992. Ovviamente questo lavoro molto costoso è stato aspramente criticato dagli altri colleghi, ma come tutti questi soldi a questo e a noi, insomma, classica rivalità o invidia. 10 anni dopo, nel 2002, ha avuto la prima prova sperimentale che la dimensionalità è un parametro importantissimo e soprattutto ha dimostrato sperimentalmente che a diminuire delle dimensioni del palladio i risultati miglioravano finché arrivava a un certo valore critico. A 100 nanometri, all'inizio, le prime ore, i risultati meravigliosi, e poi non andava nulla, proprio non materiale inerte. Quindi ha intuito e poi chiaramente dimostrato con strumenti adeguati che il materiale sintetizzava, talmente piccolo, scaldava, diventava un pallocco intero, per cui finiva il gioco. Intuizione e anche fortuna e potere, messo d'accordo con un gruppo all'Università di Tohoku, e quindi ha disperso il palladio in una matrice inerte per impedire che si sintetizzasse. L'uovo di Colombo l'ha fatto,
ha usato lo stesso apparato precedente con le polveri dispersi nella matrice di zirconia e ha funzionato subito. Quindi intuizione, prova, riverifica, vedere è diventato vedere esperimento riproducibile prima solo nel suo laboratorio e successivamente anche in altri laboratori. Col tempo la durata dell'esperimento è aumentata da poche ore, giorni, i tempi lunghi. E altro aspetto importante è che col tempo il sistema non veniva più scaldato dall'esterno, ma veniva immesso il deuterio nella camera A, idrogeno nella camera B, lo stesso materiale, con il deuterio si aveva accesso termico, con l'idrogeno non si aveva. Quindi un esperimento tempo reale, stesso materiale, si cambia soltanto il gas. Questo invece è, torniamo un passo indietro storico, è l'esperimento del 2009 della NASA che dimostra l'eccesso termico e tenuto rigorosamente nascosto da me casualmente trovato. Esperimento, il mostro, vedo un pointer, no? Un pointer, la vedo, no? Niente. Niente. D'accordo. Detto in parole povere, in questo esperimento si fa flussare dell'idrogeno oppure del deuterio entro un tubo di palladio. Il flusso ad alta temperatura, a 350 gradi centigradi. Quando viene fatto flussare l'idrogeno per la prima volta, si ha un eccesso termico dovuto alla idrurazione dell'idrogeno nel palladio. Quando viene tolto, si ha il contrario, quindi il bilancio totale praticamente nullo. Primo in alto, lui indica in alto. Oh, perfetto. Viene fatto assorbire picco positivo, viene tolto negativo. Quando viene messo il deuterio, all'inizio picco positivo similare a quello dell'idrogeno, e quando viene tolto, di nuovo positivo. Questo fenomeno qui è incompatibile con qualunque tipo di fisica, chimica, metallurgia, quello che ti pare noto. Questo non può avvenire. Questa è la prova che trovarono alla NASA nell'89 e dimenticarono in un cassetto per 15 anni. Una prova fondamentale. È la prova dell'esistenza di fenomeni anomali, chiamate come se ne fretta, quello che vi pare, nella materia condensata dovuta al deuterio. Quindi c'è un effetto isotopico, idrogeno e deuterio, e se è un effetto isotopico, molto probabilmente è un effetto nucleare. Chiaramente hanno capito l'importanza dell'esperimento e l'hanno fatto sparire. Un applauso. Il punto è, non è che i ricercatori l'hanno fatti sparire, i dirigenti hanno deciso l'opportuno che tale informazione così importante rimanesse in luoghi ben controllabili. Due mesi fa ho avuto un mail in cui messo per iscritto che il lavoro dell'89 era noto in alcuni ambienti militari americani, ma non ai ricercatori qualunque americani, solo alcuni ambienti ben specifici. E questa forse potrebbe spiegare tantissime cose. L'esperimento di Arata è stato ultimamente migliorato a bassa temperatura, anche noi abbiamo fatto qualcosa di simile e ci ha funzionato. A questo punto il problema è, va bene, tutti usano materiale di Arata, ma se questo ha qualche trucco strano, qualche cosa, come dire, nascosta, incomprensibile, Arata, molto molto bravo, potrebbe aver messo l'ingrediente segreto. Allora il punto è,
bisogna fare un esperimento in cui il materiale viene costruito da una terza ditta che non ha nulla a che fare con Arata, ma solo utilizzando la letteratura che Arata ha fornito alla comunità scientifica. Quindi un esperimento fatto dal laboratorio C con un materiale prodotto da un'industria. Questo è avvenuto nel 2008 e poi 2009 in Giappone, come al solito. I soldi li ha messi da Toyota. La Toyota è un'industria molto lungimirante, investe una porzione non piccola dei propri utili sulle ricerche anche, come dire, discutibili. Ci ha creduto ed è andato bene. Quindi è stata la prima prova al mondo che, partendo da un documento scritto, una ditta, un'industria, la Santoku ha riprodotto lo stesso materiale, dove chiaramente all'inizio ha avuto problemi di costruzione, ma dopo un anno ce l'ha fatta. I risultati, confrontabili, e pubblicato su Easy Letter SA, che è una delle più note riviste di fisica del mondo. Quindi il dramma della irriproducibilità è crollato. Si può fare, non è fantasia, non è imbroglio, addirittura a livello personale alcuni ricercatori legati alla Toyota e gli Arata non davano molto d'accordo, ecco, quindi anche con le rivalità personali, vabbè, fatti umani. Allora, che cosa succede dopo questo punto? Si è scoperto che il punto chiave è il materiale. La fusione fredda è solo un problema di materiali opportuni, nanometrici, ma poi la stabilità. Allora, vediamo il grafico della evoluzione, il fenomeno è vero, chiamato invece Malepolso come origine storica, quindi c'è qualcosa di buono. Non è una reazione chimica, è una reazione nucleare, forse di un ottimo lavoro da fare. Sono state fatte finora 16 conferenze internazionali, ogni volta tra 100 e 200 persone hanno preso parte, escluso questa di Nagoya in Giappone, 350 probabilmente. Qualcosa di incredibile, anche perché il governo pagava in giove, ma molto agevolato in genere per 100-500 persone. Risultati mano a mano con qualità crescente, doppi controlli, doppi di qualità, doppi litidi, ma utile. Cioè il progresso scientifico passa anche per i litidi, perché se no tu hai sbagliato qua, tra contestazioni, alla fine si capisce. Quindi, ma con spirito creativo, non dite tutto per così. Allora, qui uno può fare un po' di tipo filosofia di come dovrebbe essere fatta la scienza. Si passa da un modello statico in cui, vabbè, siccome le cose non sono riproducibili, si chiude tutto, c'è un errore da qualche parte nascosto, oppure un atteggiamento più positivo, più creativo, c'è qualcosa di buono, seguono esperimenti di maggiore qualità. E è quello che abbiamo perseguito qui. Ovviamente ci sono stati un po' una focalizzazione di linee di ricerca, una classica, originale con l'elettrolisi, la separazione Pons, poi caricamenti a gas in palladio oppure in nickel, grazie a Piantelli e poi Rossi e altra gente, o nanoparticelle, che forse nanoparticelle è la chiave di tutto quanto. Noi abbiamo usato una tecnica un po' più povera perché non avevamo il denaro per costruire nanoparticelle, quindi come italiani siamo arrangiati. Attualmente questa tecnica sembra essere la più promettente.
incredibilmente la mancanza di soldi ha portato a un vantaggio reale, anche se a costo di un ritardo nello sviluppo. Normalmente le potenze in gioco sono pochi watt, 10 watt, 20 watt, escluso l'affermazione del dottor Rossi e della Descalion, in cui dichiarano anche una decina di kilowatt, però finora nessuno ha potuto controllare in maniera indipendente, per cui speriamo che permettano che questo venga e che sia reso possibile. E dopo la mia pubblica denuncia all'ONU dell'insabbiamento del secondo lavoro della NASA a gennaio, la NASA ha mosso tutto, ha fatto il grande gesto e addirittura è diventata un grande sponsor, quindi per un ribaltamento di posizioni, ma non come ricercatori, ma come management, due cose diverse purtroppo. Questo è il professor Einstein che collabora con il dottor Schwarz all'MIT, anche l'MIT ha cambiato posizione. Questo giovane è quello che ha provocato il crollo dell'Unione Sovietica. È una persona, premio Lawrence Livermore, è quello che ha ipotizzato l'uso dei FEL a raggi X per abbattere i missili che ti vogliono bombardare. La Russia ha preso sul serio i progetti di questo giovane, che era veramente brillante ai suoi tempi, e quindi ha fatto uno sforzo economico talmente alto che è crollata la Russia. Quindi è colpa di questo qua. O merito, diventi punti di vista. I lavori con il Palladio sono aumentati e noi abbiamo sviluppato in segreto un nuovo tipo di materiale, talmente in segreto e potenzialmente buono, che sono giunti alla stessa conclusione i miei colleghi giapponesi, anche loro in segreto. Quindi vuol dire che forse qualcosa di buono c'era. Io ho saputo del loro risultato a gennaio, sempre in occasione dell'incontro all'ONU. Io ancora mantenevo un po' di remore, perché questo materiale era dato da altri colleghi, un discorso interno abbastanza complesso. E andiamo un po' avanti. Questa è una tipico riferimento di fusione credita del nostro caotico laboratorio. Comunque si sono delle cose buone. Allora, voglio andare a un punto chiave. Questo tipo di esperimenti sembra essere promettente e utile, perché c'è pochissime radiazioni, anche se non sono nulle, non produce gas serra, è distribuito, cioè non ci sarà più il problema delle sette sorelle che andranno a bloccare i pozzi di petrolio e se non gli dai il petrolio ti mandano le truppe di terra per modernizzarti. Perché, insomma. Vabbè, andiamo avanti. Altro punto è questo tipo di ricerca multidisciplinare. Dal punto di vista scientifico è bellissima, dal punto di vista del potere è orribile, perché quando hai una ricerca multidisciplinare non sai chi comanda e chi controlla il potere vuole avere un riferimento, non vuole avere un chimico, un fisico, un ingegnere, un biologo. Per loro è terribile, diventa incontrollabile. Cioè, questo è il motivo per cui la questione di ricerca deve essere ostacolata, perché c'è un discorso tra colleghi scienziati di varie competenze. Per voi sembrerà strano, ma il mondo reale ha dei metodi, delle procedure che sono estremamente diverse da quelle scientifiche. L'importante è comandare. Che cosa non ha importanza, ma comandare. Non ci sembra strano per niente. No, vabbè, per me sì, comunque devo accettare. E allora, è un po' i punti. Col tempo c'è stato un aumento di
della temperatura da 20-30 gradi fino a 300-500. Due anni fa abbiamo avuto la fortuna, un esperimento fino a 900 gradi centigradi, quindi qualcosa di veramente eccellente, anche se non riproducibile. Quindi abbiamo fatto dei passi indietro per andare verso la riproducibilità. Poi vorrei mettere, allora, il nostro problema e dramma è che non abbiamo i soldi, escluso quando ci finanziamo i giapponesi, poi il nostro istituto ha deciso di tenerci un po' magri, fa bene alla linea. Quindi abbiamo sempre cercato delle procedure che costassero poco. Recentemente la situazione è diventata drammatica, sono due anni e mezzo che siamo senza fondi, escluso che fortuna la Solenia è intervenuta e ci ha aiutato, ma fino a pochi mesi fa zero. E quindi abbiamo detto, va bene, il punto chiave sono i materiali. Non abbiamo le forze per usare tecniche di produzione di materiali molto raffinati come quello dei giapponesi, dobbiamo usare materiale commerciale a basso costo, che possa essere modificato per avere nanostrutture. Il primo tipo di esperimento è iniziato l'anno scorso, con risultati promettenti, anche se non ancora completamente soddisfacenti, ma comunque promettenti. Allora, perfino il platino per le calibrazioni a filo, abbiamo usato una lega di nickel cromo, quello che si usa per il forno, insomma, quindi con 2 euro si fa un bel calibratore. La fame è una cosa d'ingegno. Altro punto è il materiale è buono per vari motivi, considerazioni teoriche, sono lungo da raccontare. È una lega a basso costo, la costantana, quella usata per fare le resistenze di precisione. Allora, ho scoperto, poi scusi, era più o meno una cosa nota in qualche ambito, che la costantana, una lega rame nickel, ha la strana capacità di avere un potere catalitico per la decomposizione dell'idrogeno molecolare circa 8 volte più alta del palladio e 4-5 volte del nickel intrinsecamente. Peccato che quando la costantana è un materiale omogeneo non funziona. Io non lo sapevo, ho messo nel mio reattore un filo di costantana, non funziona niente, dei bellissimi blend, bellissime calibrazioni. Beh, ho capito, qua bisogna fare nanoparticelle superficiali. Abbiamo impiegato un certo tempo e ce l'abbiamo fatta, insomma, in qualche modo. Ho usato una costantana, la Isotan 44 della Isabelle Hutte tedesca. E perché questa? Perché questo materiale uno lo può usare liberamente. Se usa la costantana americana deve pagare i diritti per il brevetto, quindi diciamo stupido, loro hanno aggiunto il manganese all'1%, forse non serve a niente, però non paghi più i brevetti, non ti vale niente, se per caso funziona. E poi altro aspetto, questa ditta di Isabelle Hutte è estremamente disponibile a dare dettagli tecnici, cosa invece non sono riuscito ad avere contattando la ditta storica americana, la Costantana. E quindi per me è comodo, essendo uno ignorante del materiale, più conosco prima e meno errori faccio. E allora, recentemente, siccome per un anno le cose sono andate bene, abbiamo mostrato risultati alla conferenza di aprile internazionale, ho dovuto mostrare anche la formula perché per qualche motivo non ben chiaro i nostri segreti di laboratorio erano diventati segreti di Pulcinella. A questo punto abbiamo deciso, forse è un mio errore, non lo so, su internet ho trovato Francesco Celani uguale, sono rimasto abbastanza male, quindi detto tutto. E abbiamo ulteriormente migliorato
la fabbricazione, perché il problema è che questo materiale andava bene per esperimenti, diciamo, di breve durata, non troppo intensi, che dopo un certo tempo si rovinava. Quindi, con la collaborazione di persone esterne al nostro gruppo, ma comunque esperte di catalisi, non per motivi vari non li posso dire, abbiamo potenziato il procedimento sviluppato un anno e mezzo fa. Le cose sono andate veramente, veramente bene e abbiamo ottenuto prima di tutto la prova provata dell'assorbimento, una misura diretta, la prima misura al mondo, nessuno l'aveva fatta, quindi c'è questo un bel articolo di una rivista normale, tutti ci chiedono di non pubblicare su riviste normali, prima misura al mondo. Peccato che ce n'è un'altra similare che afferma il contrario di quello che diciamo noi, però insomma chi se ne frega, insomma, i fatti sono fatti, ecco, perché loro dicono che funziona soltanto tra l'azoto liquido e l'ambiente, poi si sfascia tutto, a noi non si sfascia, siamo più bravi, non so perché, comunque a noi funziona. Mi ha fatto calore in maniera abbastanza macroscopica. Allora, per chiudere l'esperimento, abbiamo messo, allora, prima abbiamo fatto con l'idrogeno, abbiamo trovato la temperatura di innesco col materiale nanostrutturato, sono 125 gradi, ci puoi rimettere l'orologio, quasi uno standard, è veramente incredibile, sempre questo numero, perché non lo so ovviamente che sono ignorante, però sempre questo. E poi all'inizio il calore era poco, pochi, qualche watt, col tempo migliora, senza farci nulla. E questo è correlato con la diminuzione della resistenza. Cioè tu parti con materiale puro, ambiente, lo vale 10 ohm, se è nanostrutturato e ci metti l'argon, l'elio come calibrazione, non succede niente. Ci metti di l'idrogeno più l'ambiente e niente, superato l'innesco, comincia a scendere la resistenza. Dopo alcune ore si stabilizza da 10 ohm a 9 ohm, scende del 10%, col passare, e un po' di calore, col passare del tempo al terzo giorno, si arriva anche a numeri molto molto interessanti, alcuni casi anche 10 watt, su 48 di ingresso. E una diminuzione del 15%, per 10-15, spontaneamente, senza farci nulla. La temperatura di 200 gradi. E per fare il calcolo della potenza emessa usiamo una tecnica molto semplice, per fatto gli equivalenti che la nostra cella equivale al sole, una certa temperatura del sole, il sole non sa cosa c'è all'interno, quindi solo la potenza irradiata, quindi legge di Stefan Boson, estremamente elementare. Dopo due giorni abbondanti, la risposta è scesa del 22%, 10 watt prodotti rispetto al blank, con 48 watt emessi. Poi, altro punto, abbiamo spento tutto, vedete dove va a finire la resistenza, cioè torna al numero iniziale prima dell'esperimento oppure con un altro numero, è scesa permanentemente del 30%, quindi un assorbimento costante, permanente, cambiamento permanente, che può avere due possibilità. A questo punto abbiamo detto, vabbè, può essere un cambiamento permanente che non serve a niente. Vediamo se invece è un cambiamento dovuto all'idrogeno che c'è in mezzo al reticolo. Quindi abbiamo tolto l'idrogeno sottovuoto ad alta temperatura. Io mi aspettavo che bastavano 125 gradi per toglierlo, invece no, dare fino a 500 gradi. Quindi è un immagazzinamento dell'idrogeno molto stabile. C'è una grossa esteresi, quindi per applicazioni
idrogeno storage è un passo avanti importante, gratuito. E altro punto, noi siamo riusciti a toglierlo completamente, quindi è un sistema reversibile. Abbiamo caricato, fatto calore, spento, ridotto, il valore finale è uguale a quello iniziale. Ora c'è il problema, come mai la resistenza scende? Ci può essere conduzione protonica per tutta un'altra linea di ricerca interessante da approfondire, simile a quella del palladio idrogeno, palladio deuterio. Recentemente abbiamo ulteriormente aumentato la potenza di ingresso con 70 watt e il guadagno sarebbe 20 watt, quindi è un sistema che tende a divergere. Più sale la temperatura e più va meglio, che a un certo punto si interizza e abbiamo cercato di evitare lo stato di sinterizzazione. A questo punto che cosa abbiamo detto? Adesso spegniamo tutto, togliamo l'idrogeno e mettiamo il deuterio, vediamo che succede, perché l'effetto isotopico è importantissimo. Intanto dopo un secondo giro era rimasto un po' di idrogeno all'interno che non andava via in nessun modo. Abbiamo messo il deuterio a 7 bar. Ci siamo accorti, abbiamo aumentato la temperatura e aspettavamo una riduzione e invece non è avvenuto. L'assorbimento è stato molto piccolo, ma soprattutto si è osservata una debole emissione radioattiva. Debole ma radioattiva. Vuol dire che il fenomeno è nucleare. C'è effetto isotopico, idrogeno e deuterio. L'altro aspetto ancora più sconvolgente è che mentre con l'idrogeno c'era produzione di calore, con il deuterio la cella è più fredda di quelle che gli compete per quella potenza emessa. Questa cosa è veramente, diciamo, fuori da qualunque buon senso, solo che avendo buoni rapporti con noi stessi, abbiamo osservato questo fenomeno in maniera non controllabile con la vecchia preparazione, con i colleghi giapponesi, anche loro, mettendo il deuterio nel composto rame-nickel, hanno un raffreddamento del sistema. Adesso la nostra cella è molto compatta e liberatore di particelle è lì vicino, quindi la debole emissione gamma si vede bene. Nel caso loro, con tutte le varie schermature, chiaramente non vedono nulla. Però due gruppi diversi, un composto similare, hanno osservato che sia produzione, un'emissione esotermica con l'idrogeno, rame, nickel, idrogeno, endotermica con il deuterio. Quindi questo risultato, secondo me, è veramente, veramente importante. È nucleare. Quindi adesso mi dice che non lo è bene che stia zitto per sempre, perché non sa che cosa dice o non dice. Chiudo. E poi, forse abbiamo aperto la strada per un'applicazione reale. Noi siamo motivati al grezzo di questo materiale. Il nickel c'è pure nell'acqua di mare, l'acqua sta in quella bottiglia, chiunque in linea di principio potrebbe farsi il proprio scaldabagno o come sogno in elettrica. Quindi un qualunque cittadino di Gaia potrebbe, poi dal punto di vista pratico se convenga centralizzare il tutto come efficienza è un altro discorso. Quindi, secondo me, per il gerente conviene centralizzare, quello è un discorso tecnologico, economico, mentre per l'acqua calda basta avere l'oggettino a casa. E quindi i professori Fleischmann e Pons avevano ragione, anche se dopo 20 anni.